Buongiorno, questo è il mio album numero 1 e molti di voi l'hanno già visto qui sul mio canale. E questa è la recensione apparsa qualche giorno fa sulla piattaforma su cui viene venduto. Innanzitutto ringrazio la persona che si è prodigata nello scrivere la recensione. Molto stringata, ma chiaro il messaggio: l'album non è stato di suo gradimento e questo mi dispiace molto. E siccome sto cercando di fare del mio meglio con questo canale e con la pubblicazione dei miei album, vorrei mettermi nei panni di colui che ha colpa perché non ha fatto del suo meglio. È stato dichiarato che l'album non è facile da usare. Sono disegni che si trovano su una pagina, solo gli ultimi tre sono da montare. È il mio primo album e i disegni ho cercato di farli molto semplici. I disegni sono stati pensati per essere realizzati su supporti quali la stoffa, il vetro, ma anche acquerello o legno o tela. E mi sono posta il problema: quale sarà stata la difficoltà che ha incontrato la mia acquirente? Probabilmente li ha trovati poco utili perché non sono disegni decalcabili. Infatti il titolo dice disegni trasferibili. Andiamo a vedere cosa dico nelle informazioni che si trovano su Amazon. Potrai ricalcare le illustrazioni su carta o foglio da disegno e ritagliare gli schemi o fotocopiarli, rimpicciolendoli e ingrandendoli a tuo piacimento. Pensavo che questa frase fosse abbastanza chiara, ma non lo è, perché non ho spiegato che i disegni non sono decalcabili, ma invece c'è bisogno di usare la carta copiativa. Avrei voluto fare dei disegni decalcabili, ma purtroppo non è possibile pubblicarli con Amazon e pubblicarli con altre case editrici non è così facile come sembra. Inoltre, penso che l'acquirente abbia trovato difficile montare gli ultimi tre disegni che sono sull'album. Mi dispiace, ma non sono riuscita a trovare un altro modo per pubblicare disegni di grandi dimensioni. Se qualcuno di voi sa darmi dei suggerimenti, sarò felice di accoglierli. Tornando alla recensione, c'è scritto: pensavo meglio dato il prezzo. Ed ha perfettamente ragione. Su Amazon trovate libri con disegni, con tanti disegni, molti più dei miei, a prezzi decisamente più economici. Mi spiace, ma non sono intenzionata a creare disegni ad un prezzo minore di questo. E ne spiego il motivo. Io fornisco un servizio ulteriore rispetto a quello fornito dalle aziende che hanno pubblicato questi libri a basso prezzo, perché produco video tutorial completamente gratuiti a cui chiunque di voi può accedere ed è specificato, lo si può leggere nelle informazioni. Troverai sul mio canale YouTube L'arte a modo mio, come usare questi disegni. Ritenevo logico che se le persone fossero venute a vedere sul mio canale, avrebbero potuto vedere anche quali disegni erano contenuti all'interno dell'album. Voi sapete che pubblico in continuazione video in cui si vedono i disegni relativamente ad ogni album pubblicato. Quindi nelle informazioni dovrò aggiungere che si possono venire a vedere sul mio canale tutti gli album e i disegni relativi, in modo da poter scegliere con oculatezza se spendere il proprio denaro per acquistare i miei album. Alcuni di voi hanno comprato i miei album e li ringrazio, e sappiate che quel denaro lo sto usando per le attrezzature e i materiali per dipingere. Il mio canale è troppo piccolo per avere introiti da YouTube. E ci sono troppi pochi iscritti per poter avere grandi guadagni con le vendite degli album. Mi spiace per tutte le persone che hanno speso denaro per acquistare i miei album e non sono rimaste soddisfatte. Cercherò di scrivere più informazioni in modo tale che possano venire a vedere prima di acquistare. Ringrazio voi che mi avete seguito fin qui e vi prego, se avete qualcosa da dire, se per esempio anche voi avete trovato delle difficoltà nell'usare i miei album, scrivetelo nei commenti. Si accettano anche suggerimenti per migliorare il mio canale.
Grazie a tutti voi che mi avete seguito fin qui e vi auguro una serena domenica.